Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, come state? Spero bene. Nuovo video chiacchiericcio, nonché videoblog. Allora, questo è un video chiacchiericcio per parlare un po' con voi, ma anche perché vi voglio raccontare alcune cose. Allora, non vi spaventate, non nulla di grave. Questo è il mio beauty da tutti i giorni, il mio beauty da battaglia che vi voglio presentare, ovvero il mio due, non uno ma due, ben due, come il panno italiano. Uno è questo, aspettate che ve lo chiudo un attimo. Allora, in questo video vedrete due beauty da battaglia, perché con l'altro mi trucco e con l'altro appunto mi trucco e mi stra trucco, sì, vabbè. Questo è uno e questo è l'altro, vedete, eccoli qua. E niente ragazzi, questo è il mio beauty, il mio secondo beauty, perché adoro truccarmi e mi piacciono da morire. Allora, ho usato la matita della W7 nera make up per gli occhi e il mascara. Allora, vabbè, non per non parlare delle sopracciglia che l'ho fatte con il gel della gel fissante della Essence. E poi dove è la matita? Che non la trovo. Aspetta un secondo, ragazzi. Allora, questa è la matita della Essence. E poi dove è l'altro? Ecco, W7. Vabbè, il pettino è l'ultimo che ve lo faccio vedere. Poi questo rossetto che è sempre di W7, il bronzer, bronzing e blush. Allora, questo qua, questa poggio qui, ok. Allora, questo della Essence per fare le sopracciglia, poi il gel fissante che vi ho già fatto vedere, e questo qua che è. Cos'è questa roba? Aspettate un attimo, non mi dice niente. No, non dice niente. Mi sembrava avesse un numero, ma invece mi sa di no. Non ho nessun numero, a quanto pare. Vabbè, non importa. L'importante è che mi ha colorato gli occhi, diciamo. Questo qua. Questa è la matita che io utilizzerei per gli occhi. Si può utilizzare sia per la rima inferiore dell'occhio che superiore. Questo è il tratto che vi fa, vedete? Si vede qualcosa? Sì, spero di sì. Sì, sì che si vede. Poi infine ho utilizzato il bronzing, il correttore. Allora, il Maybelline, eccolo qua. Si vedrà qualcosa? Sì, spero di sì. Che cancella l'età, ovviamente, per cancellare tutte le mie occhiaie, già. E poi il bronzing, questo qua, che non so, io da alcune sento citare il contouring e si dice contouring, ma non so se si dice per, vabbè, se si dice per, come si dice, se si dice come, vabbè, oddio. Sto parlando? Sì, vabbè, avete capito. La terra, il bronzer per fare la... Ma già non so parlare, abbiate pazienza. Insomma, per fare la... per seguire gli allineamenti del viso. Mentre per colorare il viso sarebbe questa qua. Non riuscivo a dirvelo, vabbè. Non lo so perché cosa c'è oggi, non ho idea di cosa mi sta succedendo, ma quando non registro più video, che non mi alleno a registrare video, mi trovate così, già non so perché. Sì, voi mi dite iscriverti le cose così almeno, ma raga, non mi interessa, cioè mi interessa fino a un certo punto scrivermi le cose, ma poi ho paura di essere innaturale. Quindi, vabbè, fate voi, se volete correre questo rischio di sembrare innaturale. Lo so che molti... Oddio, cosa c'è qua? Ah, niente, l'ombra, vabbè. Di sembrare innaturale, ma...
Io preferisco andare a braccio, poi se vuoi mi piace anche io vado a braccio, va bene, e se no farò con la trascrizione di quello che mi devo scrivere quando devo parlare con voi. Poi, vabbè. Comunque questo è la terra, bronzer, prima colorazione 01, natural, essence, della essence. Ci sto trovando a Dio, ha un profumo di cocco incredibile. Ragazze, soffio perché c'è troppa polvere, ovvero polvere del c'è stato un po' di fallout qua dentro, non so cosa si nota, ma ha ancora il fallout, però vabbè, niente, fallout che spolvera un po', vabbè, dettagli. Poi andiamo avanti, che è meglio. Hai il collo, oddio mio. Allora, col Maxi Blush Maxi della Rimmel, eccolo qua, questo specchia un po', ma se lo metto così forse specchia di meno, sì. Questo ha fatto il buco. Perché? Perché? Perché lo sto usando tantissimo e mi sta strapiacendo. Ve lo metto così per non darvi fastidio con la luce della lampada. Questo qua, ok. Mi è piaciuto tantissimo. Questa è colorazione 3 Wild Card. Topissima, fantastica. Come mascara invece sto utilizzando questa Super Speed lunga durata, vabbè, lunga tenuta, come l'ho detto, insomma, waterproof della Rimmel. Allora, lo scovolino è inutile che ve lo fa vedere, però è la verità. È come sempre, come quello che vi ho fatto vedere un paio di volte, sempre lui, non cambia, a meno che non volete uno scovolino più cicciotto, più grosso, ovvero a clessidra come questo, o anche come quello della Pupa. Pupa fa veramente dei bei, sì, dei bei scovolini, molto bello, molto cicciotto. Ah, la scala, stavo vedendo, non capivo cosa fosse. Niente. Poi come rossetto ve l'ho detto, no, non ve l'ho detto, come rossetto ho utilizzato questo. Ah, aspettate, la matita mi ha fatto vedere, sì, ve l'ho detto, fatto vedere, ma non vi ho detto come ve l'ho messa, cioè come ve l'ho applicata. Questa è la matita, lo so, non è il massimo, ma ho fatto quello come ho potuto, come meglio potevo riuscire io, vedete? Questa è la matita, non è il massimo, ma me la applico così. Non ero neanche di fretta, l'ho messa e buona lì. Questa appunto è la matita, ve la faccio rivedere. Questo è il tratto e va bene, a me è piaciuto. Poi, come rossetto, cosa c'ho? Come rossetto, questo qui, lip chic o lip chic, boh, non lo so. Aspettate un secondo a vedere cos'è. Vabbè, questo è un nude, non sapevo cosa fosse. È un nude, un rossetto nude, vedete? Ecco qua, senza che vi sparaflescio la luce in faccia. Così sì, ok, così si vede. Bello, vero? A me piace la matte. Lo chiudo un po'. È omogeneo pure sulle labbra, molto buono e confortevole. Mi piace da matti, questo rossetto è top. E a dir poco fenomenale, molto bello, mi piace il rossetto sulle labbra. Poi, altro mi ho dimenticato, boh, non mi ricordo. Allora, vediamo in quest'altra pochette cosa ho preso. Ah, sì, l'altro giorno, senza neanche volerlo, o no, aspettate, non è l'altro giorno, ieri o avanti ieri, non mi ricordo più, ho utilizzato questa qua, aspetta un secondo che ve l'apro. Dunque, questa palette che mi è stata appunto inviata da Rita Cosmetics, scusate, da Rita Cosmetica, grazie Rita, questa palette l'adoro ed è della Eyeshadow, vabbè, della Pink Panda comunque, è L'Huei Beauty Everyday. Boh, mai sentito questa marca comunque. Acquistata sempre sul sito Pink Panda, credo che sia, sì.
Qua specchia un po', comunque questa palette è meravigliosa, è bellissima. Vi apro, ecco qua, e voilà. E questo è, allora, vi metto così perché sennò vi do fastidio con la luce. Questo, allora, questo ombretto è chiarissimo e si vede anche dalla luce, che è molto chiaro. Non so come cavolo mettermi. Ecco, forse così si vede, senza che vi do fastidio. No, comunque, vabbè. Allora, questo è più chiaro che c'è, questo qua all'angolo. Poi, questo qua è giallognolo? Sì. Un giallo... giallo... giallo oro, credo che sia. Sì, senza il credo, è proprio giallo oro. Poi, questo qua che è... cos'è questo? Marroncino? Marroncino color caffè e latte. Questo è un... allora, da qui lo vedete diverso da com'è. Nella verità è un grigio... grigio bronzato, sì, intorno agli strass, ha dei piccoli glitteruzzi, glitter, non parliamo come mangiamo, parliamo come mangiamo, che è meglio, ci manca poco, qui l'italiano va a farsi benedire. Allora, ha dei piccoli strass, come si vuol dire, e questo qua, anche questo, no, non è come lo vedete voi, vedete, ecco qua, ecco, adesso si vede, in verità. Questo qui è bellissimo, questo. Poi anche questo mi piace, se tengo la luce è meglio. Vedete che belli che sono tutti i colori. Allora, per tirarcela troppo lunga, per non tirarcela troppo alla lunga, aspettate un secondo. Allora, sugli occhi ho utilizzato questo qua e questo. Un trio di ombretti ho utilizzato. Tra questi due e quest'altro qua. Ho fatto un bel mischio, un remix, l'ho mischiati, sì, mischiato, no, parlo. Li ho mischiati sulla palpebra mobile, sulla palla dell'occhio e sulla rima, cioè sulla piega dell'occhio per come transizione e sulla palla dell'occhio, cioè la palpebra mobile, sarebbe a dire, sì. E poi su fino sotto il sopracciglio, ovviamente, per fare un bello smoking eyes, come suol dire, bello, 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 è venuto veramente bello. Stessa identica cosa dall'altra parte, ok? È venuto un trucco altro che bello, ultra carino, diciamo. Oppure oserei dire spettacolare? Sì, molto bello, mi è piaciuto un casino, molto bello. Strong, bello strong, dai, via. Poi? E poi niente. Con l'illuminante non ho messo nulla perché, raga, sto un po' scemando su di me l'illuminante. Non che non lo voglio, ma più che altro intanto evito il mettere l'illuminante quando non voglio appesantire troppo il mio viso. Stop, finisce lì. Cioè, è lì che il mio trucco finisce. Invece quando voglio stare più elegante, più tutto, più metto l'illuminante, rossetto, mascara e più ne ha più ne metta, ma solo quando voglio, quando sono più, come dite voi, più grintosa, ecco, più pimpante. Non è sempre che sono pimpante, quando lo voglio essere, lo sono. È come, tutto lì. Ah, raga, metterò anche un pezzo dove farò letto, dove ho fatto il letto, e un altro pezzo dove più o meno vi dico quello che vi devo dire, cioè video che chiacchiericcio, queste cose così, quindi perdonatemi se diventerà un video molto lungo, ma almeno vi faccio compagnia, almeno spero di farvi compagnia. Come correttore questo mi ci sto trovando bene, copre abbastanza bene, perché copre, non copre chissà quanto, ma diciamo che me lo sto facendo andare bene. Poi come correttore ovviamente c'è l'altro, quello della L'Oreal, che sarebbe questo qua, Infallible 327 Cashmere, che sarebbe quello che utilizza anche la stessa Ivana Quartuccio Ruggero. Brava Ivana, mi piace molto questo correttore, non solo a te ma anche a me. E diciamo che non è male come correttore, anzi mi piace assai. Molto buono, sì. Niente. Diciamo la verità, copre anche i peccati, come suol dire qua su YouTube. Quindi è troppo bello questo correttore, perché ti copre anche
qua i peletti del mento, quelli che purtroppo non riesci a toglierti, perché non sempre riesco a togliermi i peletti del mento, ma vabbè, anche le occhiaie, insomma, a volte lo uso come, proprio come fondotinta. È sbagliato, ma lo faccio lo stesso. Mentre come fondotinta cosa ho? Non mi ricordo più. Ah, ecco qua, non lo ricordavo più. Questo della Essence, sì, sempre in tema Essence. Stay all 16 ore, all day, sì, della Essence. Che, allora, vediamo un po', 30 ml, soft sound, sì? No, non lo so, aspettate un secondo, aspettate un attimo. Sì, ragazzi, ho letto bene, non è sound, ma sento qualcosa di simile, no transfer. E bisogna vedere perché quando metti la cipria poi divento una specie di cake, ovvero di torta, quindi non è il massimo, ma io la cipria me ne può fregare meno, ne metto in quantità industriale. Sì, lo so, ragazzi, è sbagliato, ma che ci vogliamo fare? Io ne metto e basta. Quindi questo è waterproof, lunga tenuta. Top. Andate a nozze con questo. È un po' soggetto, ma il pan perorato mi piace comunque. Andate, vi dicevo, andate a nozze con questo fondotinta perché mi ci trovo d'amore d'accordo. Soprattutto non è che deve coprire proprio all'estremo, però mi fa il suo giusto lavoro, cioè copre dove deve coprire senza, ma ripeto, senza appesantire, e lo trovo eccezionale. Quindi, cioè, un po' lo sento sulla pelle. Ma non è tutta questa pesantezza che a volte sento dire in giro, a me piace. Quindi, come si può dire, è un fondotinta long lasting, appunto, waterproof, 30 ml di prodotto. Qui dentro manco la... Quanto è di me? Allora, un attimo solo. Aspettate. Allora, 12 mesi di PAO, perdon la pausa, ma devo per forza fare 12 mesi di PAO, quindi all'apertura di questo fondotinta tutto zozzoso, perché lo uso quasi tutti i giorni, o se non addirittura tutti i giorni, perché mi ci trovo bene, appunto, fa la sua giusta funzione. Non ne metto chissà quanto, ma un po' ne metto. Non so neanche dove sono arrivata, ci credete? Boh. Sarà che non lo uso, non, cioè non è che non lo uso tutti i giorni, ma non tutti i santi giorni, perché tante volte ho la pelle che mi sudacchia un po', come suol dire, sì, me la sudacchia, quindi devo stare attenta a quanto ne metto, perché poi, ma se mi sento la pelle appiccicosa non mi sta molto bene, mi fa un po', non mi fa impazzire, devo la verità. Se voglio mettere tanto, mi suda la pelle, se invece ne metto poco, sta al suo posto e mi regge per tutto, non dico tutto il giorno, ma regge il giusto che deve reggere, il tempo giusto che deve reggere. Cosa vuol dire? Vuol dire che non rimane fino a sera, perché la verità, perché dopo poi vado a struccare. Però se volete fare un trucco, fate bene, non sono una truccatrice, già ve lo dico, però dovete stare attenti a mettere, vabbè, non c'è bisogno, ve lo dico io, le giuste dosi di questo fondotinta o di qualsiasi altro fondotinta, perché se no non c'è trucco che tenga, vi cola tutto. Ovvero, dovete avere un fondotinta che sia della vostra portata e soprattutto che non vi faccia sudare, o che non sia, come si può dire, che non si trasferisca, appunto, che sia lunga tenuta e che non sia appiccicoso, che non sia... Capite cosa voglio dire? Sì, che non sia né appiccicoso né fastidioso, che non lo percepite neanche sulla pelle, ovvia, dai, ok? Perfetto, ragazzi, questo era tutto. Io ho finito il mio burro cacao, piuttosto quello all'apple, ovvero alla mela di Froché, e mi è piaciuto davvero tanto. Era molto buono, infatti, guardate un po', sono proprio all'estremis. L'ho proprio terminato. Non la metto più perché tanto cosa ne metto? Cosa metto da qua sopra, dal buchetto, dal tubetto? Non ce ne sta più, vedete? Già. Era fenomenale. Mi ha idratato addirittura molto bene le labbra.
Ma adesso ne ho un'altra della presa Sapone Profumi. Per chi fosse in Sardegna, non abbiamo né Tigotà né Primark né chi altro, ma abbiamo acqua e sapone oppure Sapone Profumi. Quindi, se vi interessa prendere qualche cosina che vi può interessare, appunto, scusate il gioco di parole, tipo un burro account, deodorante o qualsiasi cosa, mascara o bagno schiuma. Questa è la sintesi, perché sì, in Sardegna non c'è, che io sappia, Tigotà e neanche la saponeria come da voi in Lombardia, ma bensì abbiamo acqua e sapone, Sephora l'abbiamo, ma non so se c'è ancora, ma abbiamo sapone e profumi e non ci basta. Cioè, ah, c'abbiamo anche Douglas. Io Maddalena, non sono Maddalena, sono a Palau, però a Maddalena c'è Douglas. Ci vedo poco e niente, ma ogni tanto ci vado, ci faccio un salto per vedere se hanno qualcosa di interessante, tanto per vedere un po'. Adesso sono qualche mese più che non vado, ma mi interessa ogni tanto andarci. Niente, ragazze, questo era tutto, è veramente tutto. Noi ci si vede dopo un altro video, che non so quando lo farò, perché ho tanti prodotti, per tanti, quei pochi che ho cestinato da farvi vedere. Ciao, a presto e un bacio. Un bel like, commentino e attivate la campanella se vi iscrivete per non perdere i prossimi video e appuntamento. Ciao, a presto, un bacio.